Non riesco oggi a fare una top 10 perché non ho tempo, ma vi faccio fare un giro qui velocissimo al museo della Alfa Romeo, la 2600 SZ del 1965, una delle prime vetture che vediamo in azzagato. Guardate cosa era bella qui dietro con la zona posteriore che discendeva con questo movimento. Guardate che bella la fiancata, veramente incredibile, molto bello ovviamente lo scarico a vista, una vettura direi giusta come è giusta questa Alfetta Spider Coupé del 1972, carrozzata Bertone, che troviamo qui a fianco. Si iniziano già a vedere degli elementi plastici nelle carrozzerie, però guardate che bellezza, mamma mia, era troppo bella questa macchina. Per quanto riguarda qui di fianco c'è la Caimano del 1971, questa è una macchina che si vede abbastanza raramente, bisogna vedere ovviamente venire qui al museo perché era un prototipo, era un Alfa Sud sostanzialmente, disegnata da Italdesign, ridisegnata da Italdesign, Alfa Sud infatti. Caimano, la vedete che c'è alcuni stilemi, alcuni tratti dell'Alfa Sud, ma ovviamente molto modernizzata e portata nel futuro. Anche questa è una macchina direi piuttosto giusta, perché di qua sembra una vera Auto C, ti viene voglia di guidarla, anzi di qua ti viene proprio la voglia di guidarla, mentre di qua l'Auto C competizione è una maquette fatta di clay, perché le macchine quando devono essere approvate al centro stile vengono fatte così, cioè vengono realizzate o a mano o anche fresate dalla macchina ormai a controllo numerico, e guardate un po' cosa viene fuori. Metà e metà, metà bella, metà sarebbe bella lo stesso, basterebbe verniciarla e si potrebbe tranquillamente esporre in salotto, ma forse la esporrei anche fatta così. Molto bella anche la Z6 del 1983, guardate che bellina, una coupé, tre volumi, direi anche due volumi e mezzo, no, tre volumi pieni, un azzagato concept basato sulla GTV V6, due gli esemplari, due prototipi costruiti, aveva già la carrozzeria in alluminio, questa era una delle caratteristiche di questa incredibile macchina. Guardate un po' qui di fianco la C52 disco volante del 1952, era 1.900 di cilindrata, meraviglioso, oserei dire meravigliosissimo. Lo scarico qui laterale, ma era proprio bella la carrozzeria che poi è stata recentemente ripresa dalla carrozzeria Touring super leggera, appunto, che ha sede qui nei dintorni di Milano. Guardate cos'era bella. La disco volante originale era di un'eleganza mostruosa, ma allo stesso tempo era proprio bella bella da un punto di vista di stile, con questo parafango, questo passaruota che ricorda appunto le forme di un disco volante degli anni 50. Avete mai fatto caso che gli avvistamenti dei dischi volanti poi seguono i trend stilistici delle automobili di quel tempo? Per cui alcuni di questi direi che sono assolutamente farlocchi, proprio perché seguono le mode dell'auto, però insomma di fatto, o dell'auto comunque dello stile, di fatto anche questa Bertone potrebbe essere confusa per un'astronave. Guardate cosa è bella, bellissima, ha un'impostazione direi di macchina da corsa, in particolar modo nella zona posteriore. Questa è la Navajo del 1976, un concept car basato sul telaio della 33 stradale ed è opera ovviamente della carrozzeria Bertone. Troppo bella, andiamo avanti. Sempre qui in questo eccezionale museo, potete venire a visitarlo anche voi, basta pagare il biglietto, non costa neanche tantissimo. 1910 nasce la leggenda dell'Alfa Romeo, quello qui, croce e biscione per l'Alfa. Nel 1919 questo è l'altro logo, l'epoca di Nicola Romeo. 1925 Alfa Romeo campione del mondo intorno al marchio, una corona d'alloro, ed è per quello che c'è la corona d'alloro intorno. E poi nel 1945 la guerra è finita, anche il marchio è semplificato e scompaiono i nodi Sabaudi, beh, ovviamente è un marchio che ha tanta storia. Poi vi faccio vedere anche gli altri loghi. Questa invece è la Giulia dei Record, proprio quella che ha fatto 7 minuti e 32 secondi. Iniziano a sparire un po' di firme qui davanti, però insomma, ragazzi, che record, tanta roba veramente. Questo è uno dei prototipi, una maquette sostanzialmente, anzi, no, non una maquette, ma una vettura con la quale sono stati fatti i primi collaudi appunto della Giulia Quadrifoglio. Invece, questa è la Stelvio Quadrifoglio, questa credo che sia proprio quella del record al Nürburgring, tra l'altro. Grandissimo record anche per questa macchina, che ha dimostrato che i SUV possono anche essere veloci. Vi faccio vedere anche gli altri loghi perché sono una figata. Quelli qua, 1950, gli anni del boom, torna il colore, infatti avete visto la differenza. 72, inaugurazione Pomigliano d'Arco, scompare la scritta Milano, e poi nel 2015 un logo tutto nuovo con una nuova Alfa Romeo. Sì, diciamo con la nuova Giulia si è aperto l'inizio di una nuova Alfa Romeo. Speriamo che lo portino un pochino avanti. Qui ci sono tutti i motori, mettiamoli così, aeronautici realizzati dall'Alfa Romeo, perché poi di fatto è stata anche un'azienda che ha fatto motori da aerei. Qui ci sono molte comunanze, direi, con il mondo, ad esempio, della BMW, visto e considerato che il logo BMW è esattamente un'elica.
di un aereo. Qui siamo al top, direi che potrei fare la classifica delle top 10, sicuramente questa sarebbe una di quelle, la 048 SP del 1987, basata sul motore V10, poi rimpiazzato successivamente dal motore V12 Ferrari. Non so quale motore ci sia qui sotto, ma questa S048 SP è qualcosa di pazzesco, è bellissima da un punto di vista estetico. Guardate anche cosa era bello l'estrattore d'aria nella zona posteriore, c'era una cura aerodinamica incredibile. Guardate anche cosa bella questa view, mamma mia, è qualcosa di pazzesco questa macchina, direi esaltante. Ve la faccio vedere anche per quanto riguarda gli interni. Qui dimostrava come, guardate che roba, dimostrava come il Biscione fosse molto avanti nel gruppo C, mettiamola così, categoria all'interno della quale correva già anche la Lancia con la LC2, che ha corso anche alle Mans qualche anno prima. Questa è una Osella, direi una macchina da salita, Osella Alfa Romeo, una PA16 1990, 2,5 litri, poi 3000, non aveva rivali, una macchina veramente vincente, bellissima. Ci correrei subito una gara in salita con questa macchina, perché è troppo e ancora troppo bella. Saliamo la scala, dai che ve la faccio fare tutta stavolta il giro all'interno del museo, se riesco a farlo. Speriamo di riuscire a fare diverse macchine, speriamo che ovviamente mi duri la batteria, speriamo tante cose. Guardate cosa è bello il museo anche come architettura, vedete la strada da lì, molto bella questa finestra qui. Entriamo in un mondo di auto d'epoca, direi incredibile. Alfa 15 HP 1911, Alfa RL Supersport 1925, andiamo con la Gransport 6C 1750 al 1931, la bellezza è sconvolgente, la 8C 2003 corto 1000 miglia del 1932, e poi qui andiamo alla 6C 2003B, anche questa di una bellezza straordinaria, come era straordinaria la 6C 2005 Sport Freccia Oro del 1947. Mamma mia, che bella, bellissima, sono senza parole, mi manca il fiato, ma da quanto è bella. Guardate cosa era bello anche lo scarico di questa macchina e anche la linea di coda, che meraviglia, bellissima. Sono tutte belle ovviamente anche nella zona posteriore. Qui abbiamo la 1950, una macchina che già abbiamo visto, la berlina di famiglia, che era vincente anche nelle corse. Molto bello il fregio qui davanti, molto bello anche il logo con la calandra Alfa Romeo. Poi la 1900 Sprint del 1954, sempre carrozzeria Touring, era una vera fuoriserie stradale sostanzialmente, di una bellezza anche questa devastante, 115 cavalli, 190 all'ora, 600 le unità prodotte. Mamma mia, cosa sei bella anche tu, Giulietta del 1955. Qui siamo in tema con la Giulietta, in realtà sono più o meno tutte Giuliette poi quelle che vediamo anche qui d'ora in avanti, con del 1955, 1290, 53 cavalli. Pensate che questa macchina faceva 136 km orari, ne hanno fatte 131.000. il colore un po' dubbio, però la macchina era bellissima. Stessa cosa qui, carrozzata Bertone, 2006 Sprint, 6 cilindri, una macchina anche questa direi fantastica, con i quattro fari anteriori, il logo Alfa Romeo lì davanti che spicca, il logo di Bertone ad identificare la carrozzeria che l'ha realizzata, 145 cavalli, 197 km orari, anche qui siamo al top dei top assoluti. Anche qui un'altra Giulia del 1962, poi è arrivata la Giulia T del 1963, però di fatto che poi era questa, che era quella che vediamo qui esposta. Anche qui siamo al top assoluto per quanto riguarda l'estetica. Me la ricordo quando ero bambino, la versione dei carabinieri, mamma mia quanto sono vecchio, e soprattutto quanto era bella questa macchina, 169 km orari, 90 cavalli, 572.000 gli esemplari prodotti. Tantissima roba. Scendiamo le scale perché non è finita, qua siamo appena all'inizio di una visita che secondo me può scendere nel fotonico veramente. 1970 la Montreal, bellissima anche questa, 1971 l'Alfa Sud, e questa era una macchina, diciamo, l'Alfa Romeo per tutti, mentre con l'Alfetta, ve la faccio vedere però la Montreal perché era di una bellezza anche questa devastante, 2005 V8 cilindri, 197 cavalli, 219 km/h, guardate che bella qui di lato,
e anche bellissimi gli interni di questa macchina, eccezionale. Per quanto riguarda l'Alfetta 1972, eccola qui, esemplare esposto, vediamo che esemplare esposto è questo, è un 1008, 122 cavalli, 180 all'ora, 475.000 in unità prodotte. Anche questa me la ricordo, dei Carabinieri, e anche qui devo dire che sono assolutamente vecchissimo. Andiamo di là, perché qui c'è il mito degli alfisti, uno dei miti degli alfisti moderni, sicuramente l'Alfa 75. Nasce nel 1985, ne hanno fatte svariate versioni, anche qui questa è il 2000 Twin Spark del 1991, bellissima, molto bella anche la 164, estremamente elegante nel look, macchinona di super rappresentanza. Qui esposto abbiamo la 3000 V6 iniezione, 188 cavalli, 230 all'ora, 248.000 di esemplari prodotti. Cosa è bella, mamma mia. Per quanto riguarda, qui abbiamo il motore busso V60, era una V stretta, questo ha un suono bellissimo, è arrivato fino al 3200 nella 147 GTA, ma anche nell'Alfa GT 156, qui siamo più vicini, 1997, anche qui siamo al top per quanto riguarda l'estetica, con diverse motorizzazioni. Questa ha corso anche nel superturismo, l'esemplare esposto in questo caso è la 2000 di cilindrata, appunto. Pensate che ne hanno fatte più di 680.000 di 156, terminando la produzione nel 2007, quando è arrivata la 159. Questo era il motore 2000 TS, un motore molto moderno, perché all'epoca riusciva a fare meno di circa 300 cavalli a 8500 giri. Era il motore con cui si correva nel superturismo, un motore aspirato bellissimo. Guardate, c'è lo specchio qui sotto per farvelo vedere, guardate cosa erano belli i trombuccini di aspirazione qui sopra, tanta roba. Motore non bello di più, leggerissimo, guardate il basamento come era fatto, mamma mia che meraviglia. Magari si corresse ancora in turismo con questa macchina. Poi altro elemento meraviglioso, l'Auto C competizione Concept in questo caso, perché era il modello di stile che era stato presentato al salone, qui esposto al museo Alfa Romeo. Quella di serie praticamente era quasi identica, 4007, 450 cavalli, 292 km orari, 500 gli esemplari prodotti dell'Auto C competizione dal 2007 al 2009, poi è arrivata anche la Spider. Più avanti scendiamo, andiamo avanti, a quanti minuti sono? 12 minuti, beh, sempre troppo poco per un museo come questo, speriamo che duri la batteria, cerco di fare presto. Eccola qui, Touring, siamo sempre con la disco volante, però in questo caso cabrio, 1952, disco volante aperta. Mamma mia, cosa bella sta macchina, bellissima. Già la disco volante nuova è altrettanto bella, ma questa, vabbè, top assoluto, fuori classifica, top dei top nel mondo dei top. Invece per quanto riguarda la 2000 sportiva, anche questa bellissima, sembra quasi una macchina James Bond, o no? Ditemi la verità, questa si è vista poco come macchina, dovete proprio venire qui ovviamente per vederla, ma non è una macchina che si cita spesso, però anche questa di una bellezza assolutamente devastante, disegnata da Franco Scaglione, linea filante come quella del vento, bella, bellissima, in particolar modo qui nel frontale. Nel 1965 però Alfa Romeo ci proponeva la Giulia Sprint speciale, che era questa, guardate che linea assurda. Anche qui già si iniziano a intravedere dei cerchi che abbiamo visto per un sacco di anni poi, però anche qui siamo veramente con un prototipo di una bellezza a dir poco devastante. Questa era già disegnata da Giugiaro, invece qui c'è la Cuneo, anche questa è un prototipo, diciamo, di una barchetta, molto bella. Questa è una Carabo, tra l'altro. Eccolo qui, Carabo attualmente esposta alla mostra Marcello Gandini, Geni Nascosto di Mauto, tornerà il 4 di giugno, perché qui c'era la Carabo e non la Cuneo, appunto, che era questo sorta di, mettiamola così, di prototipo, due posti, ovviamente futuristico, col logo del quadrifoglio lì di lato. Questa è la Italian Design Iguana, mamma mia cos'è bella, guardate lo scarico qui dietro, di una bellezza assurda, diciamo ispirata alla 33 stradale, tracciò le linee di un futuro che poi arrivò anche in particolar modo per quanto riguarda la verniciatura. Guardate che colorazione che aveva questa iguana, anche per quanto riguarda gli interni, che avevano la pelle, guardate un po', anzi la stoffa metallizzata, guardate, si vede benissimo qui dall'alto, e anche le razze del volante metallizzate. Iguana 1969, questa è la 33/2 coupé speciale del 1969, anche qui
top dei top, non so, questo è veramente un oggetto spettacolare, Pininfarina, guardate un po' cosa era bella nel 1969, cosa faceva la Alfa Romeo, bah, mamma mia, non lo so, Nuvola 1996, anche per il colore che è stato poi ripreso da altre, anche dalla 156, anche qui siamo al top per quanto riguarda la bellezza, il centro stile si guarda indietro e disegna i tratti di un nuovo mondo Alfa Romeo che poi arriverà riprendendo però molto dal passato, in particolar modo per linee di coda e anche per il taglio che, con cui si insinua il tetto all'interno di questa coda discendente. Guardate un po' qui dietro questo dettaglio, che bellezza, mamma mia, cosa siamo capaci di fare ragazzi, cosa siamo capaci di fare. Qui abbiamo l'Airstream, anzi lo chiamo Airstream, 4060 HP aerodinamica del 1913, l'Airstream in realtà ha copiato da qui, e guardate cos'è questa macchina, 1913, cioè c'ha 106 anni, ha 106 anni sto oggetto, tutto battuto in alluminio spazzolato, boh, mamma mia, super aerodinamica, super spaziosa all'interno, direi che riprende dei concetti che sono moderni oggi, però 106 anni fa, 106, vabbè, non sono nemmeno io così vecchio. Andiamo avanti, scendiamo, è immenso questo museo, devo dire, una struttura bellissima, la 6C2003B, 1000 miglia del 38, bella, quelle, queste le passiamo un po' veloci, magari le facciamo un'altra volta con più calma, la 6C2005 Sport del 39, la 6C Super Sport Villa d'Este, guardate un po', del 1950, che bella, la regina dei concorsi di eleganza, beh in effetti è elegantissima, guardate un po' che bellezza, vi faccio vedere velocemente anche dietro gli altri esemplari che abbiamo appena passato, e poi qui abbiamo una bella 8C2009B lungo del 1938, direi che lungo è sicuramente il termine adatto, guardate che passo che aveva sta macchina, carrozzata anche questa super leggera, sempre protagonista, direi che qui ragazzi possiamo tranquillamente dire di essere oltre il top, pensate che era solamente il 1938, non tutti facevano macchine di questo calibro nel 1938, oserei dire, anzi direi pochissimi. Andiamo avanti, facciamo un altro giro, ciao a tutti, e qui c'è un'esposizione direi di macchine altrettanto belle, qua si tratta di Giulia, di tutti i tipi, di tutte le specie, Giulia e Giuliette, tra l'altro Giulia Sprint 1954, mamma mia, qua si inizia già a sognare, guardate tutti i loghi di Giulietta che si sono susseguiti, anche di Alfetta che si sono susseguiti negli anni, che bellezza qui per terra, meraviglioso, Giulietta Sprint Veloce 1961, Giulietta Sprint Speciale 1957, Giulietta SZ, coda tronca 1957, questa è una Giulia Torpedo 1963, Torpedo perché era cabrio sostanzialmente, guardate un po' com'era fatta, che meraviglia, mamma mia che interno, spettacolare, spettacolare ragazzi, questa è una Giulia TZ, anche qui siamo al top per quanto riguarda lo stile, sempre identificabile lo stile di Zagato, in particolar modo per quanto riguarda il tetto e per quanto riguarda la coda, guardate la presa d'aria qui davanti che si poteva alzare per raffreddare i bollenti spiriti di questi super motori, telaio tubolare, meccanica da corsa, vestito Zagato, Giulia Sprint GT 1963, Giugiaro per Bertone crea la coupé, dopo la presentazione diventa leggenda, in effetti è leggendaria tutt'oggi, Giulia Sprint GTA, qui siamo nella versione più violenta a livello di motore, infatti c'è anche il quadrifoglio di lato, e poi c'è la Junior Z del 1972, la variazione sul tema della fuoriserie di Zagato, anche qui diciamo che si inizia già a vedere un intravedere della modernità nelle forme un pochino più squadratine, però sempre con questa linea di coda assolutamente identificabile, bello bellissimo, è tutto fuori classifica, non riesco veramente a fare fatica a fare una top 10 all'interno di questo luogo perché sono una più bella dell'altra e non sono nemmeno tutte. Qui andiamo nel mondo del racing più puro, e ricordatevi che Enzo Ferrari ha iniziato a correre con delle Alfa Romeo, anzi è stato pilota di Alfa Romeo e poi è diventato Ferrari con le sue macchine. Guardate un po' cosa vi faccio vedere, 4060 HP corsa 1914, anche qui bellissima, guardate cosa sono belle queste macchine ragazzi, sono senza parole. Questa è la RL Targa Florio del 1924, sempre un'altra macchina della Targa Florio, 6C 1500S,
Quindi andiamo avanti, sempre vetture leggendarie, 1925 GP tipo P2. Eccolo qua, oltre 100 di media, 1930 6C 1750 GS. Uff. 8C 2003 Monza, guardate lo scarico qui laterale. Che meraviglia! E poi andiamo alla 8C 2009B speciale Le Mans. Mamma mia, cos'era bella questa macchina! Sempre carrozzata super leggera. Guardate un po', anche qui siamo veramente al top per quanto riguarda la bellezza. Gran tipo, anzi, Gran Premio tipo B, scusate, anche qui super. E poi la GP tipo C 12. Vabbè, tanta roba, ragazzi. Questo è un motore da competizione GP tipo B del 1932, 8 cilindri in linea, 2654, 215 cavalli a 5600 giri. Molto stretto, ovviamente, montato longitudinalmente con il suo bel scarico qui di lato, anzi, con la sua bella sequenza di collettori di scarico. Mamma mia, cos'era questa macchina? Scendiamo. Nino Farina vinse il primo Gran Premio in Formula 1 con la Giulietta. Alfa Romeo 158, qui andiamo in un altro ambito da corsa. Direi che c'è veramente di tutto all'interno di questo museo. Macchine da Gran Premio ne abbiamo una infinità, oserei dire. Sono tutte veramente una più bella dell'altra, con milioni di storie da raccontare. Queste sono tutte le corse che ha vinto l'Alfa Romeo. Guardate un po' che roba! 1925, 1950, 1975, 10 campionati europei, turismo. Cerco di farvi vedere un pochino cosa c'è anche di qua, con, guardate un po', la, cos'è questa? Dai, ditemelo voi, la 33 stradale prototipo. Mamma mia, qui c'è grande ispirazione anche per l'8C, ovviamente. E andiamo avanti con l'altra tipo 33. Guardate che bella, mamma mia, bellissima. Anche qui un'altra tipo 33/3, barchetta in questo caso, con i colori bianco-rossi, bellissimi, che poi sono stati ripresi per anni dall'Alfa Romeo. Ma cos'erano belle queste macchine? Mamma mia, io veramente non ho parole per la bellezza di questi oggetti. Sempre barchette, qui siamo allo stratop, 1975, tipo 33 TT12. Con logo Campari, questa la ricorderete, targa Florio e compagnia bella. Tipo 33 SC 12 Turbo, qui si iniziava già a parlare di motori turbo compressi, perché poi Alfa Romeo ha fatto veramente di tutto e di più per quanto riguarda i motori. Questo invece è un 12 cilindri boxer da 500 cavalli a 11.500 giri della 33 TT12. Guardate cosa è bello questo motore. Compatto in altezza, ovviamente, si allarga in larghezza, sono due bancate da 6. Mamma mia, bellissima. Direi che per quanto riguarda le corse, Alfa Romeo non ha nulla da insegnare a nessuno, ed ecco qui anche altri esempi di come si possono fare le corse. È piccola, ma solo sulla carta, ancora per vittorie. GTA 1003 Junior del 1970, e anche qui poi la versione America non ha, non ha rivali in Europa, la 1750, anzi la 1750 GT AM. Bellissima, in particolar modo dietro questa macchina, guardate un po' come si presenta qui dietro. Che bella. Qui siamo al mito dei miti di Nannini, la 155 DTM, bellissima, motore V6. Questa del 96 è già un ATC, quindi aveva già il motore a V di 90 gradi, non il V60 che aveva inizialmente. Scarico Gutmann. Oh, che meraviglia, qui di lato con questa ala in fibra di carbonio. Tutto era in fibra di carbonio per quanto riguarda la pelle, la scocca rimaneva in acciaio, veniva ovviamente rinforzata con il roll bar, e poi aerodinamica sofisticatissima qui nel frontale. Questa era una macchina che aveva già l'ABS, il controllo di trazione, aveva un sacco di elementi che poi abbiamo ritrovato nelle macchine da corsa degli anni successivi, ed era veramente un missile. Peccato che abbia vinto solamente un campionato di DTM, ma poi per storie particolari legate al mondo più dello sport che della preparazione tecnica di Alfa Romeo. 155 V6T 1993 2005 400 cavalli, 11.500 giri. Anche qui, mamma mia, siamo al top. Che meraviglia. 1981, siamo in Formula 1, tipo 179F, questa era una test car, ma era già, direi, di una bellezza, sembra un po' una McLaren, bellezza devastante. Guidava Andrea De Cesaris, che purtroppo non c'è più. Anche qui, guardate la bellezza di questa macchina della Alfa Romeo. Qui invece siamo in IndyCar.
con la Lola Alfa Romeo del 1991, che appunto era spinta dal motore della casa di Arese. Che roba, perché in effetti poi l'Alfa Romeo, essendo molto forte in America, correva anche il campionato IndyCar. Questa è la Giulia GZ2. E poi c'è la 750 competizione che vediamo qui. Questa è anche guidata, questa macchina, bellissima, meraviglia delle meraviglie, bellissima. Non so cosa dire perché è di una bellezza devastante. Questo museo ci serve da passare ore in ogni macchina per apprezzare quelle che sono le caratteristiche, prima di stile, poi tecniche, poi di ingegno, poi veramente di capolavoro umano che questa azienda è riuscita a imporre, che forse si condensa tutto nelle forme di questa 33, che ha ispirato poi l'AutoC e che ispira tutt'oggi le forme, ad esempio, anche della Giulietta, in particolar modo per quanto riguarda le linee del frontale. Bellissimo lo scarico, bellissimo tutto, macchine meravigliose. È stata la prima casa a vincere il Gran Premio in Formula 1, è stata la prima casa con cui ha corso Enzo Ferrari, sono state le prime macchine che ha fatto correre Enzo Ferrari nel suo team. Direi che per quanto riguarda il motorsport, lo stile, la meccanica e tutto, ha insegnato a tutti a fare le automobili. Grande Alfa Romeo, sei veramente il top. Sono davvero orgoglioso che ci sia un museo così bello qui ad Arese. Se potete, venite a visitarlo perché ne vale assolutamente la pena. Altro dettaglio, secondo me, degno di nota è il fatto che appunto l'Alfa Romeo adesso è tornata in Formula 1, ha due ottimi piloti, sicuramente potrà, speriamo, dire in futuro la sua, e speriamo anche che in futuro arrivino nuovi modelli che rappresentano al meglio tutta questa dinastia di vetture, perché è vero che la Mercedes ha inventato l'automobile, però c'è da dire che la Alfa Romeo ha inventato l'automobile da corsa e poi la Ferrari l'ha fatta meglio. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it o sul mio canale, o su automoto.it o sul mio canale, quello che volete. Ciao! Bonus, ta-tan! Questa 8C del museo, appena finito di piovere, abbiamo la fortuna di salirci. 8C si chiama il modello? 2003 Le Mans. 2003 Le Mans, perché? Nel 1931 vinse la 24 ore di Le Mans. Vinse la 24 ore di Le Mans, grande macchina, 8 cilindri in linea col compressore volumetrico. Quindi quanti cavalli aveva? 165. 165. Massima oltre 200, 220 all'ora. 220 all'ora, ci teniamo stretti, dai, ci teniamo stretti. Pensa qui sui rettilinei di Le Mans di notte a sfrecciare con questa macchina, bellissima. Erano delle macchine che erano meravigliose per quanto riguarda la meccanica, erano meravigliose per quanto riguarda l'estetica. Tu hai la fortuna di guidarla? Sì. Ti invidio tantissimo. E adesso ci andiamo a fare un giro in pista qui sul pistino di Arese per vedere come va. Mamma mia, cosa bella! Che meraviglia! Andiamo. È già difficilissimo salirci su questa macchina, anche perché non nasceva per andare in due, di fatto. Beh, non ce la faccio. Penso che erano anche piccoli piloti. Sì, erano più piccoli piloti, però veramente è un'operazione complessissima salire. Non ho visto io prima salire come fare. Eccomi. Il volante, cioè. Ok. Mamma mia, cos'è sta macchina? Andiamo? Vai. Quante marce? Quattro. Quattro marce. Bella, grande emozione, ragazzi, veramente. Quando giriamo gira sull'acqua le ruote. Ok. Sporca la telecamera. Ero già salito in una macchina, era una 750. Alla competizione. La competizione, bellissima. Anche quella era una macchina che nasceva per, diciamo, le gare endurance, fondamentalmente non ho mai corso. Però questa è ancora più bella. Che bellezza, ragazzi, non potete capire le moto, la pelle d'oca, davvero la pelle d'oca. Che meraviglia, veramente incredibile. Si sente il motore davanti che gorgoglia con questa distribuzione. Cos'era? Due valvole per cilindro questo motore? Sì. Una bella distribuzione a asse bilancieri, immagino. Ma che mi può
motore 1930. Certo, certo. 8 cilindri in linea, mamma mia cos'è sta macchina ragazzi, voglio tornare a casa con questa. Mi ci vede in autostrada, 220 fissi con questa qui, top col caschetto di pelle e basta. Devo dire, una macchina meravigliosa, bellissima la strumentazione, bellissimo il cambio, ovviamente l'abbiamo guidata nel massimo rispetto della meccanica. E devo dire che qui c'è l'essenza di quello che è il claim oggi di Alfa Romeo, ovvero la meccanica delle emozioni, perché questa meccanica è in grado, è un pezzo di ferro che ti fa emozionare, e questa è la cosa incredibile di una vettura come questa. Grande Alfa Romeo, sempre al top.